Mio fratello abita in Canada. Non ci vediamo spesso, ma mi ha inviato per posta elettronica una foto che ho fatto stampare. Buongiorno, sono venuto a ritirare la fotografia che ho portato ieri. Grazie. È mio fratello che sta in Canada. Ma assomiglia, eh? Quant'è? 1,11. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Per ricambiare il favore, gli ho spedito anch'io per posta elettronica una mia foto. Mi ha già detto che la farà stampare. I due fratelli hanno molte cose in comune. Entrambi hanno speso la stessa cifra, pagato utilizzando una carta da 5 e ricevuto il resto con il numero minimo di monete. Eppure i due resti sono differenti tra loro. Mi fate vedere i vostri resti? Il resto in euro è composto da 8 monete, mentre quello in dollari canadesi da 10. Questa differenza è data dal fatto che i tagli delle monete non sono gli stessi. In Europa le monete sono da 1 centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi, 10 centesimi, 20 centesimi, 50 centesimi, 1 euro e 2 euro, mentre in Canada le monete sono da 1 centesimo, 5 centesimi, 10 centesimi, 25 centesimi, 1 dollaro e 2 dollari. Una conseguenza di questo fatto è che il numero di monete che si ricevono di resto in Canada non è lo stesso che si riceve in Europa e spesso sono di più. Questo fatto tuttavia non è sempre vero. Riuscite a trovare un resto che è composto da meno monete in Canada che non in Europa?